Sai, ragazzi, quello del 38 oggi sono un video molto particolare, un vlog molto sfizioso. Vi dico sfizioso perché? Perché, come avete letto dal titolo, imitiamo voci, doppiaggio. Allora, oggi non è che si parla, ma si imiterà. Io ho un amico che adora imitare voci, fare voci, e è bravo, è bravo. Io non ho mai fatto il doppiatore, ma mi è sempre piaciuto imitare pa voci, parole, frasi, dialoghi. Adoro imitare, proprio sono un rumorista in certe circostanze, e adoro imitare voci di personaggi cartoneschi, mo cartoneschi o di film. Mo io non è che sono bravo, non sono, che ne so, come De Prult, che ha fatto comunque una scuola di teatro, non sono un doppiatore come si chiamano? Ora doppiamo Stronzaga, adesso si chiama Orion. Si chiamano Orion, non ora. Hanno già cambiato nome già da un pezzo. Però non sono né un doppiatore e non ho fatto corsi, scuole o appunto accademie. Però mi sono sempre divertito di fare voci da quando sono bambino. Sempre. Cioè io mi divertivo, insomma, fare scherzi telefonici e quindi faccio vari tipi di voci. Allora, la primissima è la voce del Gabibbo, che lo sappiamo fare tutti, quasi, perché anzi, vi spiego pure come si usa e come si fa. Col Gabibbo è la gola, dovete fare così per dire ciao bella gente, una cosa del genere, proprio una sciocchezzuola. Qui capiamo, che ora dobbiamo metterci a giocare. Cioè, anche che più che altro imito, a posto di fare il Gabibbo, che una volta sapevo fare meglio, adesso imito involontariamente più Sornausica, è un personaggio che in realtà era un comico di Colorado, che poi è stato anche a Zelig e cose varie, ma non fa più nulla. Sornausica, ma ricordate? Ignoranti, non vi ricordate Sornausica. Ignoranti. Allora, per le voci io imito veramente tanti, imitavo, da quelli con i voci grossi a quelli voci sottili, fragili. Potrei partire anche a quelli più cattivi, come quello dei Gremlins. Qualcuno si ricorda la voce dei Gremlins, no? Il Mogwai che faceva. Cioè fa quelle voci brutte strane, sembra che poi sfrutto della gola. Per il doppiaggio con queste cose si dovrebbe non usare la gola, ma si dovrebbe usare lo stomaco. Avete presente il growl, no? Il growl, il growl. Il growl, quelli là delle band death metal in poi, no? Heavy metal anche volendo. O l'alternative, a volte lo fanno. A volte, però, andiamo più sull'heavy metal. Praticamente il growl nasce. Io lo faccio con la gola. Non si fa. Se fa con lo stomaco, perché con la gola ti rovini le corde vocali. Ma io me ne sbatto e lo faccio. Cioè, sono un genio del male. Io imitavo, appunto, per fare, parlando di growl e sfruttare le gole, le corde vocali, io facevo anche la voce del Gremlins, soprattutto al telefono, scherzo telefonico. Chiamavano sempre quei simpaticissimi, ma a me mi parlo quando ero bambino, adesso rispondo e stacco e chiudo, adesso ho fatto così. Mi chiamavo per le pubblicità, il call center, no, rispondevano. Chiamavano, pronto. E salve, qui consente. Io chiudevo il telefono. Io imitavo la voce di Gremlins. Fare quella voce ti uccide. Infatti, vi ho fatto un esempio. Devo bere acqua perché dovete sapere che per fare queste voci, devo togliere. Ecco, così non si legge che cos'è. E poi queste voci io sfrutto la gola e non si fa. Infatti, l'ho detto. Io, ad esempio, riesco a imitare, per mia fortuna, non dico per fortuna, perché forse io e De Prult abbiamo più o meno una voce verosimile identica, e posso imitare una delle sue voci, come ad esempio quella là di Soler. Ovviamente, quando tu pensi a un personaggio, parti sempre col tono. Avete presente quando io faccio il romanaccio, no? Oh, disgrazia, ma io faccio. Ecco, in quel modo. Io immagino subito una frase.
come ad esempio la triade, ecco perché parlavo di The Prune, la triade quando dice Augusto da Merino voglio rotti i coglioni a Pegasus, te do io la piastra, cioè proprio quella cosa grossa. Vabbè, poi ovviamente chi non imita la voce di Rossi, US cittadino Rossi, maledetti italiani, maledetti casertani, maledetti napoletani, maledetti americani, questi americani. Cioè, quella voce, ovvio, vabbè, quello proprio, quello lo facciamo tutti, lo sappiamo fare tutti, non c'è proprio fantasma. Cioè, dipende, dipende come lo vuoi fare, più alto, più basso il suono. Poi c'è sta la voce di Soler, ad esempio, riesco a imitare quello là di The Prude, però imitare, non a farla identica, imitare. Ehi, Oscar, hai mai lodato il sole? Ah, no, aspetta. Ehi, Oscar, hai mai lodato il sole? No, del sole, puttana. Cioè, una cosa del genere, una voce proprio... No, ho iniziato a contare quante voci sto facendo nel frattempo. Io ho sempre avuto per sfizio sti imitazioni, sempre. I peggiori sono Paperino e tanti altri personaggi, però con calma ci arriviamo. Uno dei più semplici, a parte che sto Gremlins, quello è stato il mio, non è stato il mio primissimo è stato Gabibo. Il secondo è stato quello dei Gremlins, il terzo è stato Yogi e Winnie the Pooh. Vabbè, Yogi, chi è che non conosce l'orso Yogi? Quando dice, signorella, ehi Bubu, andiamo a mangiare qualche panino dentro quei bellissimi picnic. Borsa di picnic, cioè, parla in quel modo proprio semplice. E poi arriviamo, come avevo detto, e poi c'è Winnie the Pooh, e adesso non riesco più molto a farlo perché era una cosa. Oh, rabbia, non c'è più miele qui dentro questo vasetto. Ma io mi ricordavo che c'era il miele. Ma io avevo la voce più piccola, quindi la mia voce non era così grossa come adesso, così bella, sensuale, bella e elegante. Quindi giustamente non riesco più a interpretare molte voci come prima. Però, detto questo, poi ci stava, vabbè, poi c'è Pippo, la Pippa. Pippo, Goffi. La sua voce invece non la so fare. So fare solo la sua risata. Cioè quella... Poi da rincoglionito, rimbecillito proprio. Vabbè, poi c'è Paperino. Paperino è peggio dei Gremlins. Perché Gremlins e Paperino ha una voce che ti soffoca, ti strozza la gola. Devi fare una cosa del tipo... ecco, per intenderci. Per fortuna c'erano queste voci un po' più simpatiche come Paperi, come Daffy Duck e Silvestro, che più o meno hanno la stessa voce, stesso modo di doppiaggio, solo che hanno due suoni diversi. Paperi e Daffy Duck c'è la più alto di tonalità, mentre Silvestro, gatto Silvestro, ce l'aveva un po' più, diciamo, più sottile, ma più vispido come suono, no? Come posso dire, per esempio Daffy Duck diceva la parola, una delle sue frasi era sei insopportabile, con quel tono diceva in inglese, in italiano sei insopportabile, sei insopportabile, proprio quello era qualcosa di fantastico. Vabbè, poi ci stava Silvestro, appunto, che diceva sinfonia di sogno siamesi. Cioè, poi usavo quel modo di esprimersi. Ovviamente i doppiaggi sono cambiati moltissimo rispetto agli albori di quando li ho conosciuti. No, fantastico. I doppiaggi sono belli quando riesci a ricordare e interpretarli bene. Un altro era... Vabbè, poi abbiamo personaggi grossi e pesanti che arriviamo tra quelli demoniaci o le imitazioni dei Transformers, no? Come ad esempio i Decepticon, io con i Decepticon di film di Transformers del 2002-2005 li riuscivo a interpretare, quello che diceva proprio le cattiverie, no, con quel tonone grosso che si avvicinava e diceva Lungai Flurg Megatron,
Decepticon destroy the Astrobot Autobots and Astrobot as humans. Cioè poi con quella... Cioè poi mezza meccanica. Che poi mi faceva ricordare la voce di Gianni Grievous, soltanto che Gianni Grievous non la so fare. Cioè la so interpretare ma non la so fare. È un peccato perché è bellissimo interpretare la voce di Grievous, General Grievous. Generale Kenobi! Generale Kenobi! Cioè ha quel tono proprio di Rauka che ti sfonda l'anima. Vabbè, poi abbiamo i cloni, che più che riusciva a imitare, io provavo a imitare la radio, effetto radio, quella cosa... Ma in inizio del 28, Pilot Command of Republic Galaxy, the task word, come on out, destroy the stupid battle droids, con quella voce e... Ok. Regoliamo. Le interpretazioni io ne faccio tante, di tutti i tipi. Alcune sono molto verosimili fedeli. Per esempio quello di Transformers, che poi avete sentito. Lunga. Però ci stanno quelli più grossi, più pesanti, che io là mi divertivo. Che veramente la tonalità di growl, solo che come vi ho detto, se fa con lo stomaco, non con la gola, però io lo faccio con la gola perché sono una testa di cappio. Dice, chi conosce Solomon Kane, chi non lo conosce valla a cercare, deve andarlo a cercare perché è un bel film fantasy horror, vedetelo, chi può, che ha la fascia età di che lo può vedere, se no dovete aspettare. No, non è Van Helsing, è più pesante di un Van Helsing. C'era il personaggio, la morte proprio, che diceva your soul is mine. Cioè quello, cioè molto più pesante rispetto a quelle di Trasso. Ah, poi c'era la imitazione di Jetfire. My name is Jetfire. Let's go, I go in the mission. Ok, open the door. I talk Corbin. Eternal glory of Jetfire. Cioè questo sarebbe tutta la frase, una delle frasi che diceva il caro... Decepticon del film, del secondo film della saga di Transformers, e lui faceva una tonalità di voce molto più particolare. My name is Jetfire, Eternal Glory, Eternal Glory, sì, lunga vita Jetfire, cioè, Eternal Glory of Jetfire, open the door, I open, as very busty, it's a rich rusty my ass, cioè proprio quella, it's rich. Proprio quelle imitazioni del cavolo, io mi divertivo tantissimo. Ancora tuttora mi diverto, imito, e ovviamente non sono in grado certamente di fare il doppiaggio, però mi sciana moltissimo prestare certe mie voci. Un mio amico, infatti, Super Norman Cross si chiama, mi aveva proposto di fare qualche doppiaggio, io sto aspettando infatti novità. Faccio già un doppiaggio di un altro progetto di un mio amico veneziano, quello che gioca pure a Battlefront 2 con me, Grievous, per chi non lo vuole sapere. Non diciamo che cos'è perché è una cosa interessante che noi stiamo lavorando veramente da un bel po' di tempo. Io ho presto la mia voce, non vi dico quale personaggio, tanto a volte l'abbiamo pure involontariamente detto nei video, quindi di Battlefront 2. Detto questo, quale altra voce so fare? Perché... Topolino è... Aspettate, perché dopo aver fatto tutte le voci grosse, la gola si fa secca, è naturale. Quindi riproporre una voce più piccola, acuta, non è facile, perché dovresti fare... Sono io, Topolino, yahoo! Andiamo, belli! Quella cosa... No, che bello. Vabbè, poi imitavo, vabbè, i Pokémon, vabbè, non li faccio perché ero bravo. Le voci, ve l'ho detto, sono cresciuto, quindi molte tonalità non le so più fare. No, non le so più fare. Cioè, c'era Primate, che era il mio Pokémon preferito, che ogni volta dicevo... Cioè, mi incavolavo, lo facevo proprio. Mi divertivo. Allora, perché questo video di doppiaggio? In realtà di imitazione, io sono un imitatore, sbarra rumorista. Che differenza c'è tra un rumorista
è un imitatore. Il rumorista riesce a fare tutti i versi di vario genere, di animali, volendo, di oggetti. La porta, quella cosa... è la Madonna. O quei cose del tipo i versi degli animali. Non è che so fare il verso del leone, growl, non faccio, cioè è ovvio, certamente non faccio il verso del T-Rex, non si può fare, ovvio, però ero bravo a fare il verso del Velociraptor quando faceva quel verso di attacco, no, di Jurassic Park. Sì, strano, riesco a farlo, è una cosa del tipo non so se si sente, l'ugola. Spero che si sente l'audio, perché mi devo applicare a far sentire tutto il verso. È una cosa di versi come il Predator, ecco, perché tanto sono bestie. Vabbè, poi c'è il gatto. No, io adoravo fare tutte queste imitazioni. Ero bravo. Non è che ora non lo sono, per carità. Però, ho perso il mio charme, la mia eleganza, la mia bellissima e super sensuale eleganza di doppiaggi fatte. E il rumorista si basa sul suono. Anche quel fucile, no? Prendi un'arma. Prendi. Sentite questo? Aspetta. Ecco, immaginate che io faccia la stessa cosa. Quei blaster, quelli là di Star Wars. Vabbè. No, quelli da rumorista faccio schifo su quello. Cioè, lo facevo, però preferisco più imitare voci. Ecco l'imitatore, non doppiatore. Il doppiatore è colui che riesce ad interpretare fedelmente anche il suono, oltre che, vabbè, collegare il labiale dell'attore a colui che doppia, però che ha lo stesso suono vocale, lo stesso suono di voce. Quello è un doppiatore, ovviamente. Ecco perché ci sono gli attori, gli interpretatori e tutto il resto. Io sono un imitatore che posso imitare tranquillamente una voce di un'altra persona o una voce di un personaggio. Per esempio ci stava, vediamo se mi ricordo un altro personaggio. No, sto cercando di ricordare, no, purtroppo no, perché buona parte dei cartoni che vi ho detto, i personaggi li ho detti tutti palesemente, di cui anche personaggi... Sei sempre il solito. Ah, vabbè, stare olio, quello è semplice. E quello è facile. Sei sempre il solito stupido. Devi capire. No, aspetta. Sei sempre il solito stupido. E scelto. No, quello lo sa fare il mio amico Grievous. Perché lui è bravo a imitare molto. Lui è molto bravo. Perché mi sembra che lui ha fatto. Perché se non sbaglio, lui ha fatto un po' di teatro. Lui l'ha fatto. Sì. Comunque, bene, avete visto qualche mia interpretazione di personaggi? Ah sì, il verso del cane, è vero, non woof woof, è il verso quando il cane è spaventato. Cioè, è una cosa a suono che non è inquietante, ci si abitua e ci si esercita. E a volte riesco a fare cose inquietanti, sì, a volte sono bravo. Che ci volete fare? È divertente. Bene, ragazzi. Dopo aver imitato un po' di voci, di cui non è che sono chissà che granché, alla fine, io li trovo semplici. Lo so che per molti magari possa essere difficile o complicati, però se ci si esercita, come ho fatto io anche per passatempo, a volte puoi arrivare a certi livelli alti involontariamente. Magari, dai. Speriamo che ho fatto qualche piccola lezione.
anche se non ho detto moltissimo, ho parlato soltanto di alto, basso, suono e cose varie, non è che ho fatto niente di che. Era un piccolo video che volevo fare, lo confesso, mi guardava per il fatto di mostrarvi qualche mia capacità, a parte che lavoro sempre in 3D o che faccio animazione appunto in 3D con Gmod, faccio fotografie, sono tra virgolette considerato un bravo fotografo, il fatto che mi piace disegnare, mi hanno considerato pure che sono un bravo disegnatore, sì, perché come voi sapete io faccio un bel po' di cose, lavoravo in 3D e vedete i video su Gmod, li ho messi poi solo su YouTube. La fotografia, vabbè, ho Instagram e faccio però comunque tante foto, quindi sono, diciamo, bravino, ecco, non di più. Per me faccio foto, poi molti dicono bravo, non bravo. Poi per il disegno, beh, avete visto l'immagine di Venom, ecco, giusto per far vedere, no? Ecco, solo per far vedere quello. Aspetta, vedete se riuscite a vedere meglio. Ecco, vedete, questo. Mannaggia, ecco, vedete meglio adesso? Ecco, quello l'ho fatto io. Che poi ovviamente ne ho fatti altri ancora di disegni, però non è che mo ve li faccio vedere. Accendo un po' di luce, che è buio. Sì, è tardino. Bene. Detto questo, credo che... E gente, no, quello non so fare, no. Porchipini non so fare. No, io sono basato, so bravo con le voci grosse. Alza un po' più alto le gambe, però, bene, io mo ve saluto, spero che il video vi è un po' simpatico, è stato un po' sfizioso, avete scoperto un altro lato mio, e ero bravo anche a fare la voce dei droghi, se non sbaglio. Non sono bravo fino a tutti i livelli, no, non sono bravo a sti livelli. Potrei imitarli, però si deve esercitarsi. Bene, io qua vi saluto. O come direbbe The Prult con un personaggio della triade, le mangia il cuore. No, vabbè, quello farò, vi giuro, quello farò, se The Prult non mi accuserà di copyright. Glielo devo dire però, lo devo contattare per dirgli. Che quando giocherò alla... perché lo porterò, raga, lo porterò. Soprattutto sul momento più bello di affrontare il Cavaliere della Torre di Demon's Soul, il remaster, il remake. Ma quando incontrerò lui parlerò col tono del Cavaliere della Torre della Triade. Ovviamente sempre se posso, perché devo voglio chiedere a De Prudo se posso fare una cosa del genere. Bene, io qua vi saluto, sempre quando poi uscirà. Ovviamente. Bene raga, io qua vi saluto, qui del 38, passo e chiudo.